In cimitero, oltre a Pierpaolo, c'è anche il fratello Guido, nella tomba riservata ai caduti della guerra partigiana. La prima volta che ci sono andato, una donna mi ha detto: va a vedere la tomba del poeta, vedrà. Mi ha detto che lì nel cimitero c'è una strage di colussi. Eh sì, perché quelli si chiamavano colussi da vivi, si chiamano colussi pure da morti, è quello che sta scritto sopra la lapide. Difatti, entrato in quel piccolo cimitero, oggetto del nostro museo, sulla sinistra c'è un albero, un lauro, un albero d'alloro, un alberetto. Sotto ci stanno le lapidi col nome del poeta, del nostro poeta, e accanto a lui Susanna Colussi, per l'appunto, la mamma, l'insegnante. Di rimpetto ci stanno le lapidi con il nome delle zie, per esempio, di nonna Giulia, dello zio Gino. Sulla destra, invece, c'è un muro con i fornetti. Tra quei fornetti c'è anche il fornetto nel quale riposano, insomma, i resti del padre, del babbo, del poeta, Carlo Alberto. Mentre invece sulla destra c'è una lapide con i nomi e anche alcune fotografie dei partigiani di Casarza. E tra questi c'è anche la fotografia di Guido Alberto Pasolini, ucciso il 12 febbraio del 1945, anno 23° dell'era fascista. Saranno le parole dei giovani, le parole dei poveri, le parole degli stranieri, le parole dei disgraziati useranno. E allora ci sarà quello che magari conosce la matematica, che la insegna a quello che in contracambio gli insegna le poesie. Quello che conosce le poesie, che le insegna a quell'altro che conosce la geografia. E ci sarebbe pure il caso di quello che insegna a leggere e a scrivere all'analfabeta che in contracambio si sforzerà di insegnare qualcosa pure lui. E che può insegnare un analfabeta, un ignorante che non sa niente, disse la maestra. Che gli insegna? E che ne so, disse Don Piccicola. Gli insegna quello che sa. Gli insegna a portare la gallarella su per l'impalcatura. A usare la cucchiara, la differenza tra il saracchio e lo stroncone, a lima, a coda d'esorcio, a pialla, a sgorbia, a sponarola. Gli insegna, che gli insegna? Quello che sa fare, a palleggiare con la testa, con i piedi, a fare pine su una rota, gli insegnerà, gli insegna a rubare, gli insegna. Ah no, disse la maestra, no, rubare è un reato. Sì, disse Don Piccicola, rubare è un reato, ed è pure sbagliato. Però io penso, signora maestra, che se un ragazzino si impara a rubare, ma non gli entra in testa di poesia a memoria, vuol dire che l'insegnante che gli ha imparato a rubare è più bravo di quello che gli insegna le poesie. Signora maestra, qui a classifica, a cara del Buschesino, si può fare, perché gli insegnanti sono due e il ragazzino è sempre lo stesso. Ripeto, eravamo ragazzini, però ci rendevamo conto che eravamo dei baraccati, quindi è chiaro che alla fine dovemmo, sì, si faceva amicizia, però nello stesso tempo si tenevano anche un po' di distanze. Homo sapiens è diventato Homo demens, siamo impazziti. Ed ecco per l'importanza oggi della missione, uno dei punti chiave della missione è proprio qui in Occidente. Dobbiamo amministrare la democrazia in questo paese, puntando la pistola alla tempia del cittadino. E il cittadino ci dirà: vabbè, ma che fai? Mi punti la pistola in testa? Ma che fai? Mi ammazzi? Mi spari? E noi gli diciamo: no, caro mio, cittadino, ma stiamo in una democrazia. La pistola è puntata, ma però è scarica. Tranquillo, vivi tranquillo, la pistola è come dire, è un gioco, è una liturgia. È come il 2 giugno, pare una cosa fascista, invece no, non è fascista. È una parata che piace anche ai bambini, è una liturgia, la pistola è scarica, è come le frecce tricolore. Non buttano le bombe, fanno le puzze colorate, scureggiano la bandiera. Capito? Tranquillo, la pistola è scarica, ma il cittadino con la pistola alla tempia deve avere il dubbio che forse non sia scarica manco per niente, che prima o poi potrà sparare, che tu giustamente, Iunio Valerio Borghese, mi dirai: e allora perché non posso fare il colpo di Stato? Perché non lo puoi fare? Con Iunio Valerio Borghese non lo puoi fare il colpo di Stato, perché la pistola deve essere puntata alla tempia, ma non deve sparare mai. Non gli devi togliere il dubbio al cittadino, perché se premi il grilletto, poi si capisce, si scoprono gli altarini. Se la pistola è scarica, finisce tutto in burletta, ci andiamo tutti a casa. Se la pistola invece è carica, se il colpo in canna ci sta e parte, e allora scoppia la guerra civile,
caro mio, ci sta la rivoluzione, tu, Junio, Junio Valerio Borghese, mo stanotte, bello bello, come Raffaella Carrà andava in televisione, l'auspicava la svolta politica, il colpo di Stato, eccetera, eccetera. Facevi un figurone per 5 minuti, dopo mezz'ora la gente stava per strada, scoppiava la guerra civile, i comunisti armati scendevano in piazza, domattina ci stava la rivoluzione, prima di mezzogiorno, prima di pranzo, t'avevano appeso per i piedi a piazzale Loreto, e dopo le 2 del pomeriggio, dopo le 3, dopo la Pennichella, le brigate rosse stavano al governo. Se 4 o 5 fasciste acchiappano un'attrice comunista a Milano, la sbattono dentro un furgone e la stuprano, da qualche parte, in qualche stanza, qualcuno stappa una bottiglia. Ti piace la metafora? Non è una metafora, è una bottiglia. Capito? È la stessa cosa allora. Se qualcuno ammazza un poeta all'idroscalo di Ostia, da qualche parte, qualcuno in qualche stanza, stappa una bottiglia. Chi è il colpevole allora? Chi è il colpevole? Il colpevole, mi dice Alberto, il colpevole non è quello che si è sporcato le mani di sangue, le scarpe di fango quella notte lì sotto la pioggia all'idroscalo, no? Il colpevole non è manco quello che ce l'ha mandato a sporcarsi le mani e le scarpe. Il colpevole della morte del poeta, il colpevole è quello che ci guadagna di più dalla morte del poeta. E qual è il luogo del delitto? Il famoso luogo del delitto. Quale sarebbe il luogo del delitto, mi dice Alberto? Il luogo del delitto non è il mare di Ostia, quella spiaggia piena di acqua, di fango, di buche. Il luogo del delitto è il Novecento, mi dice Alberto. Il Novecento. E chi è il colpevole? Il colpevole siamo noi. Che tu dici, ma perché noi? Io manco c'ero quella notte. Peggio, peggio, omissione di soccorso. I colpevoli siamo noi, dice Alberto, noi che abbiamo vissuto in questo secolo pieno di tragedie e di utopie. E qual è la pena che dobbiamo scontare? Dice Alberto. Perché ci sarà una pena da scontare, porca miseria, ci sarà un processo, prima o poi, ci condanneranno. E la pena che dobbiamo scontare è spalancare la porta di questo secolo e mostrarlo per intero. Senza paura, senza vergogna, senza reticenza, capito? Mostrarlo senza omissis, senza dimenticanze, senza cancellature, capito? Mostrarlo, se possibile, dice Alberto, se possibile, rispettando la cronologia.